Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Dopo mesi di stop, anche a causa del Covid, è ripreso al Tribunale di Pescara il processo penale per la strage del resort Rigopiano di Farindola. Udienza quest'oggi in diverse aule del Palazzo di Giustizia di Pescara per consentire il rispetto delle norme anti-Covid. E noi proprio a Palazzo di Giustizia ci trasferiamo in diretta con il nostro Stefano Recanati, a cui do il buon pomeriggio. Ovviamente buon pomeriggio a te Stefano, buon pomeriggio anche al tuo ospite al tuo fianco Gianluca Tanda, buon pomeriggio ad entrambi. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio ai telespettatori del TG6, si è detto benissimo, si torna finalmente in aula anche con il distanziamento sociale opportuno a causa della pandemia da Covid-19 che ce lo impone ancora. Sono 5 le aule, nell'aula numero 1 dove è confinato il GUP di questa indagine preliminare Gianluca Sarandrea, fino ad arrivare all'aula magna, l'aula Emilia Sandrini, dove ci sono i familiari delle vittime di Rigopiano. E proprio con un familiare che abbiamo ospite, per cui lo ringrazio, Gianluca Tanda. Gianluca, finalmente si torna in aula e intanto già è un po' un punto di ripartenza, da qui bisogna però accelerare. Sì, in effetti abbiamo atteso tanto tempo questo giorno ed è finalmente arrivato, l'ennesimo mese che passa. Era fondamentale per noi arrivare a questa data, sapevamo che non era facile perché per via delle restrizioni sociali non potevamo celebrarle. Abbiamo fatto tanto, oggi siamo qui, speriamo che non si blocchi per l'ennesima volta, perché questa udienza sappiamo tutti che è la settima volta che viene rinviata, non solo per il Covid, quindi la stessa udienza per 7 volte diventa un po' frustrante andare avanti. Noi siamo la speranza, adesso c'è un piccolo stop, un lungo stop fino alle 3:30, fino ad arrivare alle 5:30, speriamo il più presto possibile, almeno fino all'accorpamento dei due procedimenti. Ecco Gianluca, questa mattina si è oliato un po' il meccanismo, ecco, l'abbiamo chiamato così, ci sono stati dei problemi tra le aule per la comunicazione, ecco, questo all'inizio vi ha un po' spaventato, però dai, poi è iniziata tranquillamente e sta filando particolarmente bene, a parte un disguido che c'è stato tra te e qualche funzionario della polizia, che poi ci spiegherà anche l'avvocato Reboa per come poteva essere gestita la situazione. Sì, devo dire che rispetto a prima del Covid posso dire oggi, adesso, che è meglio, perché devo dire che sento, almeno sento, vedo le persone in faccia. Prima eravamo tutti quanti all'interno di un'aula pollaio, la possiamo chiamare anche questa così, no? E tutti quanti insieme, quindi era difficile farlo. È chiaro che è difficile, io non posso comunicare con il mio avvocato, voglio dirgli una semplice cosa, non gliela posso dire. È successo proprio alla fine, volevo dire una cosa al mio avvocato, importantissima, alla fine di questo procedimento, ma mi è stato negato perché mi hanno fermato, io non potevo uscire dalla mia aula per andare all'altra parte. Anche è chiaro che io posso muovermi liberamente, sono una persona da sola, con distanziamento adeguato, con mascherina mi posso muovere, questo io l'ho detto, quindi tempo che perdevo tempo con loro e purtroppo ho perso l'occasione di poter far valere un mio diritto, che era quello di parlare con il mio avvocato, ma soprattutto di riferire al giudice le nostre richieste. Ecco Jacopo, abbiamo parlato di questi meccanismi che vanno ancora oliati e messi bene in campo, questa mattina c'è stata un po' di nervosismo, con l'avvocato Rebo abbiamo fatto il punto della situazione, perché secondo lui ci potevano essere diverse idee per come gestire la ripartenza in tribunale. Ricordate tutti che si era parlato anche di usare il palazzetto poi di Pescara, poi svanito nel nulla, allora andiamo a ascoltare l'avvocato Rebo su quanto accaduto. Dopo 7 mesi si torna in tribunale, ma sembra che le cose non sono cambiate assolutamente. Allora, secondo me il problema di questo esperimento è che è stato un esperimento che hanno voluto tentare ed è un esperimento sbagliato. È un esperimento sbagliato perché non parte dal presupposto dell'analisi di quello che è il codice di procedura penale, che all'articolo 146 delle disposizioni d'attuazione prevede la possibilità che le parti siano sedute a fianco al difensore, dico per dire, prevede una situazione di partecipazione che in questa maniera il diritto di difesa viene reso. Ora,
Io mi sono fatto parte dirigente nel periodo Covid, di scrivere a tutti, ho avuto un'interlocuzione da parte del ministro che mi ha immediatamente risposto, ho scritto all'ordine degli avvocati di Pescara, ho scritto al sindaco di Pescara e ho scritto al presidente del tribunale. Devo andare a dire che, siccome non conto assolutamente niente, rappresento semplicemente delle famiglie di persone morte in un disastro, non ho avuto il piacere di ricevere una lettera e dire grazie avvocato, esamineremo la sua idea. Una cortesia istituzionale che mi sarei aspettato e non ho ricevuto. Devo andare a dire, nemmeno da parte del sindaco, al quale avevo prima anticipato la lettera, ma al quale almeno ha avuto il merito di averne dato seguito. A livello istituzionale sono state fatte delle altre scelte. Le altre scelte sono state motivate che questa scelta sarebbe di carattere più economico. Bene, faccio due domande. Uno, quando le parti civili per costituirsi hanno dovuto mandare gli atti e le copie dei loro atti, hanno speso per ogni persona circa 1.000-1.500 euro. Se andiamo a sommare per delle persone a cui sono morti dei familiari, sono state spese centinaia di migliaia di euro di diritti di copia e di cancelleria. Allora, se questi diritti di copia e di cancelleria fossero stati utilizzati per avere uno spazio adeguato nel rispetto del codice di procedura penale, questo noi sarebbero stati, a mio avviso, spesi meglio. Uno. Secondo, non piace la soluzione del palazzetto dello sport, perché si dice che possa perdere del denaro. Poi andiamo a parlarne di quanto denaro si possa perdere e se si perde del denaro per assicurare giustizia, perché sennò partiamo a dire che sono inutili i carabinieri, sono inutili la polizia, ma si spende molto di meno comprandosi ognuno di noi una pistola e facendo l'autodifesa. Non può ragionarsi in tema di giustizia, in tema di diritti, non si può ragionare in questa maniera in uno Stato civile. Ecco, io volevo chiedere a Gianluca Tanda, dopo aver ascoltato le parole del legale Romolo Reboa, a Gianluca Tanda ovviamente do di nuovo il buon pomeriggio, volevo chiedere lei, come ovviamente tutti gli altri familiari delle vittime di Rigopiano, come avete vissuto questi mesi in cui c'è stato una diatriba. Abbiamo ascoltato poco fa Reboa parlare della sede, palazzetto, non palazzetto, poi si torna in aula di giustizia, le aule, come... Ecco, come l'avete vissuta? C'è stata un po', serpeggiato un po' il timore che all'interno di queste incertezze poi si insinuasse anche l'incertezza sul futuro del procedimento penale? Eh sì, è chiaro, questa era la nostra più grande paura, quella di chissà quando ricominceremo a fare questo famoso processo ormai, però devo dire a onore del vero, questo mi ha rassicurato molto. Il ministro Bonafede mi ha chiamato tantissime volte e mi ha detto: guarda, non ci sarà il 31 luglio, ma ti garantisco personalmente che il 18 di settembre questa udienza si celebrerà. Io penso fino adesso è stato di parola e questo è stato di conforto per me e per tante altre famiglie, speravamo nelle sue parole e così è avvenuto. Poi è chiaro che ci sarà sempre la paura, perché la paura è dietro l'angolo. Noi tutti i giorni viviamo questa paura di dover rinviare. Oggi è chiaro che le parti, no? La difesa tende a non celebrare questo processo, allungarlo il più possibile, noi tendiamo a accorciarlo il più possibile cercando di una verità e giustizia più velocemente possibile, quindi stiamo cercando di mediare su questo, però lo devo poter fare, ecco. Stefano. E oggi mi è stato tolto questo di diritto. Oggi mi è stato tolto questo perché sarei entrato in aula a chiedere al mio avvocato di intervenire, perché non era possibile interrompere l'udienza a piacimento degli avvocati della difesa. Quindi possiamo dire la nostra? Il mio avvocato ha detto sì, però purtroppo questo mi è stato vietato perché mi hanno bloccato per entrare all'interno del tribunale stesso. Stefano? Sì, Jacopo, andiamo avanti perché questa mattina poi c'è anche la parte che va avanti, no? La parte dentro le aule del Tribunale, ci sono state le costituzioni di parte civile, le accettazioni delle parti civili e su questo abbiamo ascoltato, per sapere anche com'è andata, proprio il legale del Comitato Vittime di Rigopiano, Niccolò Baldassarri, al nostro microfono. Intanto facciamo il punto della situazione, di quello che è successo tecnicamente all'interno dell'aula numero 1 di qui, del Tribunale di Pescara. Sì, in primo luogo c'è stata la costituzione di parte civile della provincia di Pescara che è stata accettata, ammessa
dal giudice. In secondo luogo i responsabili civili hanno chiesto l'esclusione, alla quale ovviamente c'è stata l'opposizione delle altre parti processuali, e quindi il giudice adesso si è ritirato e deciderà nel pomeriggio, alla ripresa del processo, dell'udienza, se escludere o meno i responsabili civili. Ecco, possiamo anticipare un po' quello che potrebbe essere nel pomeriggio un'eventuale sentenza, che cosa potrebbe accadere da lì in poi avanti? Questo pomeriggio il giudice si esprimerà sulle richieste di esclusione delle parti, dei responsabili civili, e successivamente ci auspichiamo la possibilità che si decida anche in ordine alla riunione o meno, in quanto la discussione è già avvenuta sulla stessa e ormai saranno presenti tutte le parti processuali. Ecco, questa è la prima volta del processo Rigopiano dopo 7 mesi, da quel gennaio del 2020 pre-pandemia. Ecco, si torna in aula dislocati, un po' di problemi, un po' di vedute diverse, però si sta andando avanti. Sì, qualche disguido ovviamente c'è stato, ma è ben comprensibile perché è una situazione nuova per tutti, quindi per come sta andando, è andata questa mattina, siamo soddisfatti obiettivamente. Ecco, per chiudere, come l'umore dei familiari, del comitato che lei comunque assiste? L'umore è dura, non posso definire il loro umore, però è dura ogni volta che vengono qui, c'è molta ansia perché sperano in una calendarizzazione molto rapida del processo, quindi ogni volta c'è questa ansia, questa paura di dover attendere ancora tanto tempo per le ulteriori udienze. Però devo dire che il giudice ha annunciato la disponibilità da parte sua a tenere un'udienza a settimana, specificando che verosimilmente se ne terrà una ogni 2 settimane. Per noi l'importante è che si proceda come è stato annunciato, quindi con rapidità. Sì, torniamo in diretta dal Tribunale di Pescara, l'ultima con Gianluca Tanda prima di andare a chiudere, perché poi a microfoni spenti si continuava a parlare di quello che è accaduto questa mattina. Ecco, voi comunque volete anche vedere la luce, iniziare a capire come andranno avanti anche i 2 procedimenti rispetto a Rigopiano. Sì, è chiaro, noi a parte tutta questa parte iniziale, il Covid e quant'altro, vorremmo sapere chi è il colpevole, no? I colpevoli di questa tragedia. È chiaro, da non dimenticare che secondo me, che non sono un legale, è chiaro, però capisco, secondo me manca un pezzo fondamentale ancora a questo processo, che è legato un po' al depistaggio, ma in realtà vorrei capire per quale motivo non sono intervenuti. Abbiamo capito che qualcuno là sopra chiamava, abbiamo capito che qua dall'altra parte hanno risposto, ma vorremmo capire adesso per quale motivo non sono intervenuti. Allora, grazie a Gianluca Tanda per questo prezioso collegamento. Qui possiamo ricordare allora la sospensione fino alle ore 15:30 da parte del gruppo Sarandrea, poi si cercherà di capire come andare avanti, soprattutto per quanto riguarda la provincia di Pescara, perché poi è stata riconosciuta la legittimità della Costituzione da parte civile, quindi poi il GUP si dovrà esprimere su questo, e chissà se ci saranno novità anche per quanto riguarda la riunificazione dei 2 processi, il procedimento sul disastro e quello sul depistaggio. Dal Tribunale di Pescara è tutto, ringrazio Loris Bennato alla parte tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie Stefano, grazie ovviamente a Gianluca Tanda, e vedo alle vostre spalle anche i familiari delle vittime di Rigopiano, ovviamente processo che continueremo a seguire.